risultato del Lorenzo Cassini nell'anticipo del sabato della giornata di eccellenza che vedeva appunto il derby tra il Trestina ed il Città di Castello, una partita non bella rispetto a quelle che potevano essere le previsioni della vigilia, soprattutto nel primo tempo, poco gioco, qualcosa più nella ripresa, ma sostanzialmente il risultato di parità è giusto. Si sente nelle fila del Trestina nell'assenza di Morbidoni in mezzo al campo, intanto entriamo con le immagini, le qualità della manovra dei padroni di casa si abbassa, ma anche la prestazione degli uomini di Rizzolo mette in difficoltà i locali. I tifernati sono scesi al Cassini con un atteggiamento accorto, Conte e Polcri chiudono tutti i varchi, protetti in mediana dal neoacquisto Kiriak, centrocampista rumeno tesserato in settimana e che da diversi giorni si stava allenando assieme al gruppo di Rizzolo. Ne viene fuori una partita con tratta, come si diceva, caratterizzata da tanti passaggi sbagliati e pochissime emozioni. L'unica, per modo di dire, arriva proprio sul finire del tempo, del primo tempo. Punizione dai 25 metri affidata dal mancino di Alessio Ceccagnoli, palla sopra la barriera che trova attento Speziale, che chiude con un imbalzo sulla propria sinistra. Tutto qua per i primi 45 minuti, ora con le riprese di Paolo Massetti e il montaggio della video studio del Mia di Diaruta passiamo ai riflessi della ripresa. La ripresa appunto si apre con Rizzolo che aggiunge fisicità al proprio centrocampo con l'ingresso di Manglaviti e proprio al decimo i tifferanti si fanno vedere in avanti. Scichilone cerca di intervenire su una bella palla servita gli da dietro, Nicola Ceccagnoli attento nell'uscita ma cede palla a Quadroni, questi prova a beffare il numero 2 del Trestina con un pallonetto troppo lento, però infatti Ceccagnoli recupera la posizione, fa sulla la sfera. Due minuti dopo la risposta del Trestina, rimessa laterale alla sinistra servita a Procelli, il centravanti lascia scorrere e prova il destro da fuori, spezzare il controllo alla sfera e finisce sul fondo. Nuovamente gli ospiti al 24esimo, Kiriak guadagna palla in mediana e serve Scichilone, questo rientra sul mancino e prova il colpo a girare, palla sopra la trasversale. Dopo tre minuti la risposta dei padroni di casa, da adesso c'è Cagnoli ad Antonelli, nel frattempo è entrata al posto di Procelli e poi subito Mancini, uscita estrema di Speziali che anticipa Mancini e genera qualche protesta tra i locali. Nuovamente Trestina alla mezz'ora, Antonelli sulla sinistra mette in mezzo dove arriva adesso c'è Cagnoli, conclusione di volo ma palla sul fondo. Al 33esimo adesso c'è Cagnoli contro battibeccano tra di loro, guadagnano anzitempo gli spogliatoi, decisione che pare molto eccessiva rispetto a quella che si è visto in campo da parte del signor Virgilio della sezione di Roma. Spinge ancora in testa nei minuti finali, sempre sulla sinistra, al 35esimo arriva un bel traversone che scavalca Volpi e favorisce Antinori, il giovane sembra avere lo spazio buono per la conclusione, invece prova un traversone sul quale ha vita facile la retroguardia tifernata, il quarto pareggio consecutivo per il Trestina per ambire al primato, ovviamente il cammino deve essere diverso, buon pari invece per il Castello che conferma il buon momento di forma.